tappa delle selezioni dal vivo perfetta dei Castelli Romani in seconda edizione. Loro sono il quinto gruppo in gara, Riccardo Bonino e lo Sai Band. Nella vita andiamoci a presentare un attimo, così almeno iniziamo da lei subito. Io sono Alessia Perini. Anna? Sicori. Ok, poi di seguito ragazzi presentiamoci. Vai, Sandro. Fabrizio, chitarra. Andrea, batteria. Vladimiro Forti, sassofono. Gianluca Frattari, pianoforte. Siete tanti, siete numerosi, quindi io mi concentro siamo un attimo su di lui, su Riccardo. Allora Riccardo, tu sei un cantatore romano, sì. Ho letto della tua biografia, la tua musica è folk rock. Sì, io l'ho ribattezzata folk and roll. Ok, e hai un'esperienza musicale amplissima, cioè ho letto che insomma hai scritto tantissimi pezzi, brani, insomma. Cosa rappresenta per te un'esperienza così vasta trovarti in questa piazza con questa edizione del festival? Guarda, partiamo da un presupposto che noi fa piacere sempre suonare, soprattutto dove c'è un buon pubblico. Devo dire che questa sera abbiamo trovato comunque un buon pubblico e una buona organizzazione, un'ottima organizzazione. Non è facile trovarlo nei contesti in cui si fa suonare, e lo dico sinceramente, perché ci siamo trovati. Noi abbiamo partecipato, scusate, interrompo. Questo è stato un altro festival che era il Festival di Piombino e questo e quello di Piombino, oltre a qui, sono stati quelli che veramente hanno dato dimostrazione di professionalità, attenzione nei confronti dei musicisti, soprattutto nei confronti dei musicisti che poi non sono così conosciuti, è facile insomma portare attenzione a un Vinicio della Postella, faccio il primo nome che mi passa per la mente, magari è più difficile portarla a Riccardo Magna, invece questa cosa c'è stata, questa attenzione, questa cura nei particolari. E siamo un buon palco e una location veramente eccezionale, fantastico il palco su tre livelli. Mi sento di ringraziarvi a nome di Francesca Cedroni, che è l'organizzazione del festival, farebbe altrettanto lei al posto mio, quindi io li ringrazio perché insomma c'è un bel po' di fatica dietro tutto questo. Sì. Allora, parliamo dei vostri, del vostro inedito in gara, del tuo inedito sì. In gara, che ricordaci il titolo, Tempi duri. Tempi duri, l'edito che hai appena interpretato. Borderline. Senti, con quale spirito sei su questo palco? Cioè, per vincere, per partecipare, per poter confrontarsi, qual è lo spirito? Con il quale? Ci sono una serie di risposte, potrei dare quella più ovvia, che è quella che siamo qui per vincere, ma fondamentalmente in realtà siamo per partecipare ad una bella manifestazione. Quali motivi per votarmi? Perché comunque facciamo musica col cuore, siamo un gruppo che da 2 anni suoniamo insieme, siamo affiatatissimi, non ci stanchiamo mai di suonare le nostre canzoni e di farle ascoltare al pubblico. E perché il pubblico può trovare nelle nostre canzoni forse qualcosa anche di molto diverso a cui può affezionare. Allora, con questo io direi che possiamo salutare Riccardo Bonino e l'Auto Band. Grazie, augurandovi il meglio per la vostra vita in finale. Con questo io vi saluto e vi do la benvenuta. Grazie a voi, grazie.